Sempre restando ai fatti della Sicilia, vi voglio parlare brevemente, prima dell'intervento musicale, di quello che accadde a Bronte. Bronte è un piccolo amico della Sicilia, molto noto, soprattutto nella produzione di Stato. Ebbene, Bronte conobbe chi era? Un certo Dino Bixio. Dino Bixio, che era un uomo tenente di Garibaldi, uno di quelli a cui anche in Italia troviamo piazze e strade intitolate. Anche questa volta voglio leggervi che scrive il Vincenzo Giardone, perché è il libro pagina 92. Vi ho messo dei segni sperando di non aver sbagliato. Questo è un po' più lungo, ma mi chiamo poi tanto. Non passò molto tempo perché i siciliani si rendessero conto di aver cambiato solo re e imprese. Dove preoccupare, arrivano i brigati, ma sinceramente sono dalla parte nostra, per cui non dobbiamo avere paura. Fra Giulio e Giulio, 1860, anche sempre la città di Garibaldi, altrimenti i brigati saresti. Fra Giulio e Giulio, 1860, ci furono molte rivolte in tutta la Sicilia. Stiamo parlando di un periodo in cui Garibaldi già aveva tutto il controllo del paese. I contadini lo aspettavano e, illusi dai proclami di Garibaldi, occupavano le terre. Ma le terre occupate appartenevano ai baroni e non si potevano toccare, perché i baroni avevano aiutato Garibaldi alla conquista dell'isola. Garibaldi aveva promesso ai contadini che in cambio del loro appoggio avrebbe distribuito la proprietà frontiera, quindi ogni contadino avrebbe avuto il suo pezzo di terra, cosa che poi non accade. A Bronte, un paesino in provincia di Catania, i contadini volevano occupare le terre civiche e quelle che appartenevano agli inglesi. Guai a toccare, gli inglesi protestarono prontamente e Garibaldi, che doveva avuto il loro aiuto, inviò a Bronte il suo aiutante Bixio per porre fronte fine alla rivolta. Dino Bixio era un uomo dal carattere violento e i suoi scoppi di collera erano terribili. I contadini a suo arrivo ritennero che fosse giunto per aiutarlo più che per fare giustizia. Un testimone, Formes, sostiene che uno dei promotori della ribellione gli fu portato davanti mentre le truppe stavano mangiando. Bixio, essendo convinto della concorrenza dell'uomo, come avrà fatto, disse: beh, mica posso disturbare i miei uomini in questo momento, e estratto il revolver gli sparò in testa. Dai, questo è solo un anzio, può sembrare un raccontino così, ma queste sono cose che a me mi accadono, vedete? Sparò in testa. Bixio sparò in testa a questo uomo che era ritenuto incolpevole perché aveva iniziato la rivolta, senza processo, certamente senza niente, ma verrà di peggio se lo vedete. Si tenga fuori. C'è un film molto famoso, Il massacro di Bronte del 72, che potete trovare su YouTube, che è un film estremamente realista, che fa veramente la pena di dire. Continuiamo. Molti di coloro che Bixio fece fucilare dopo agosto 1860 non erano tra quelli che avevano guidato l'insurrezione. Parole povere, la vedo l'ultimo per contento. Uno di essi fu il sindaco, l'avvocato Niccolò Lombardo, che aveva tentato di impedire la rivolta. Ma sentite questo, che secondo me è ancora più sconvolgente. Fra i fucilati vi era anche un certo Nunzio Giraldo Fraiunco, conosciuto come lo scemo del villaggio. Non stava tanto bene come la testa. Costui, durante il tragitto dalla prigione al luogo della fucilazione, ripeteva continuamente, baciando l'immagine sacra che portava legata al corpo: non mi fare morire, Madonna del Rosario, a Madonna del Rosario mia, mi fa la grazia, a Madonna mi salverà. Lo dicevo in siciliano, non so meglio, però ho cercato di avventurarlo. Avvenne ora che, o per intervento della Madonna, o per compassione dei soldati, Fraiunco non fosse colpito dalla scaglia dei fucili e si gettasse ai piedi di Bixio dicendo: a Madonna del Rosario mi fece la grazia, ora me lo avete fare. Praticamente, dopo l'esecuzione, non aveva colpito questo Fraiunco, non so se per caso, se per pietà, e questo era rimasto in un'isola a Pascale.
Questo paragonico garibaldino, ovvero sia un tizio, questo uomo violento ed esaltato, che per l'esa umanità vuole punire con la fucilazione i cittadini di fronte, ignorando le preghiere di questo povero uomo, disse a un sergente: ammazzate questa canaglia. Quindi, contravvenendo anche a quelle regole, so io domando a Giovanni Salerno, credo che era proprio una prassi diffusa, e quando uno si salvava dalla scala del mondo di esecuzione dovesse essere graziato, invece il tizio ordina un suo sottomosso di sparare a questo problema. C'è una frase che va letta a proposito di quando lascia. Sì, è legge, così. Sì, è interessante capire lo spirito di questi rivoluzionari. E questo è un episodio veramente commovente. Questo, no, ma adesso mi viene in mente questo. Ecco, sapete cosa dice Bronte? Cioè, voi sapete, in realtà in Sicilia i condomini non hanno fatto non ti hanno più fatto per dire. Garibaldi disse: costante per i condomini, ma quelli non facevamo la rivoluzione. E ce lo dimostra questo. Che cosa dice Bronte ai contadini prima di lasciare il paese? Con noi poche parole, poche da questa. O voi ritornate al pacifico lavoro dei vostri campi e vi tenete tranquilli, o noi in nome della giustizia, chissà di quale giustizia parla, e della patria nostra, la loro, vi distruggiamo come nemici dell'umanità. Ci siamo intesi. Questo è l'atteggiamento dei rivoluzionari. I poveri contadini sono stati tranquilli, gli residenzi ci lasciate fare, noi vi uccidiamo. Questa è la realtà di tutta la rivoluzione italiana, poi è detta risorgimento, ma risorgimento non è